tra Imola, Parigi e l'America Latina, come diceva la collega, ha coinvolto il paternariato, il nostro istituto comprensivo, la primaria, la secondaria di primo grado, ma anche in paternariato il liceo linguistico Alessandro da Imola, una classe seconda. Abbiamo lavorato insieme ai musei civici e all'archivio storico comunale, appunto, di Imola, per un totale, vi dicevo, di 10 classi tra primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado, 280 studenti partecipanti al lavoro laboratoriale e 133 studenti invece coinvolti direttamente negli eventi previsti. In realtà il lavoro è stato svolto durante tutto l'anno scolastico 2013-2014, si sono svolti degli incontri laboratoriali in archivio e in museo. I ragazzi prima hanno conosciuto il contesto storico in cui ha vissuto Giuseppe Cittamazzini fino al 600, inizio al 900, hanno lavorato su documenti scritti, hanno lavorato su documenti iconografici dell'archivio personale di Giuseppe Cittamazzini conservato all'interno del Fondo Mazzini e hanno lavorato anche sullo studio dei reperti archeologici che Giuseppe Cittamazzini ha raccolto e ha donato ai musei civici di Imola e fanno parte oggi della sezione precolombiana dei musei. Inoltre, sempre studiando i taccuini, sono state lavorate tre performance teatrali che sono state rappresentate durante gli eventi e in associazione con un'associazione teatrale di Imola che si chiama FIT e un'attrice che ha coordinato i lavori, Reina Saraceno. Il progetto infatti è stato presentato alla cittadinanza di Imola in diverse occasioni. All'inizio di maggio, nell'ambito della settimana della didattica degli archivi, è stata svolta una conferenza aperta alla cittadinanza dove i relatori erano i ragazzi appunto della primaria, delle classi della secondaria di primo grado e di secondo grado del liceo. Inoltre, alla fine di maggio è stata inaugurata una mostra presso il chiostro di San Domenico, una mostra particolare perché in realtà era strutturata come un gioco dell'oca, quindi la mostra si giocava direttamente visitandola. All'interno di questo gioco mostra c'erano delle caselle parlanti, cioè delle caselle che si animavano. Erano ragazzi che raccontavano la vita, il periodo di permanenza di Cittamazzini a Imola e quindi parlavano in italiano, oppure parlavano del soggiorno parigino, sempre in italiano, oppure c'erano delle caselle in cui si raccontava il viaggio in Sud America, in questo caso le caselle parlanti parlavano in spagnolo e ovviamente c'era una traduzione in italiano. Stessa cosa è successa per le caselle, ad esempio, legate al viaggio a Parigi, dove appunto si parlava in francese con traduzione in italiano. E inoltre sono state, dicevo, durante questo percorso c'erano queste tre performance teatrali. Una performance teatrale che metteva in scena il club degli audaci, cui Cittamazzini appunto faceva parte, con le sartine ambientato a Imola, una seconda performance teatrale legata a un caffè concerto invece a Parigino e una terza performance teatrale curata appunto dal liceo linguistico che aveva a che fare con l'affaire Dreyfus tra la relazione giornalistica imolese e la relazione giornalistica francese e in questo caso appunto c'erano parti antiparlate in francese. Oltre alle caselle del gioco esposte come pannelli è stato creato anche un gioco da tavolo quindi, che è stato messo in vendita presso i musei civici comunali, quindi un vero e proprio gioco dell'oca con le caselle create dai ragazzi. Il logo della mostra è stato a cura della nostra collega d'arte, professoressa Paola Vacchi, mentre le singole caselle non sono altro che un assemblaggio dei disegni dei ragazzi e delle parole dei ragazzi che hanno reinterpretato questi documenti d'archivio. All'interno del percorso inoltre era disponibile anche un'edizione unica curata dalla classe quinta della primaria che era una riproposizione di una edizione unica appunto curata dagli audaci, dal club degli audaci e allo stesso modo alla fine del percorso il vincitore di questo gioco dell'oca riceveva come regalo appunto un tascapane con il logo della mostra e all'interno un taccuino. Passo la parola adesso alla collega degli archivi, Simona Natale. Buongiorno a tutti, ho proprio pochi minuti perché abbiamo anche qui ragazzi, alcuni degli oltre 200 ragazzi che hanno partecipato al progetto, che racconteranno un pochino in pillole la loro esperienza. Io appunto sono Simona Dallara, lavoro all'archivio storico comunale.
Comunale di Imola e insieme ai colleghi Alessio Martini, Paola Martini. Martini è effettivamente un nome abbastanza diffuso come il nostro protagonista, e Claudia Baroncini, abbiamo accolto le 10 classi per più incontri anche dedicati appunto alla figura di Giuseppe Cittamartini. Quando abbiamo progettato il progetto per partecipare alle edizioni di Uomini Beni Culturali, il fatto di lavorare su di un personaggio vissuto non tantissimo tempo fa, tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, però comunque un personaggio appartenente al passato e non magari su di un bene, un monumento, su di un bene fisico presente in città, è stata un po' una sfida, perché appassionare o comunque avvicinare i ragazzi ad una figura, ripeto, del passato è anche poco conosciuta in città. Martini era molto conosciuto in vita, ma poi nella seconda metà del Novecento un po' il ricordo si è perduto. Ma fortunatamente sia l'archivio storico, biblioteca comunale e musei civici cita, così questo era il suo soprannome, un nomignolo con cui veniva chiamato in casa e che poi era conosciuto da tutti i livoresi proprio con questo soprannome, ha lasciato veramente alla città di Imola tra il 44 e il 45 un importantissimo patrimonio culturale su cui lavorare e attraverso il quale è possibile veramente ripercorrere le tappe della sua vita. Lettere, centinaia di fotografie, taccuini di viaggio e naturalmente poi libri della sua biblioteca personale, ma anche libri da lui stesso scritti. Lui era un medico, è stata la sua professione principale, ma veramente un uomo eclettico, amante dell'arte, amante della storia, amante dei reperti, perché poi durante il suo secondo soggiorno sudamericano in Perù si appassiona e raccoglie tantissimi reperti appartenenti all'epoca precolombiana, ma anche alle epoche, all'epoca inizio Novecento in cui lui vive e che lui frequenta e che poi porta a Imola. Patrimonio straordinario su cui i ragazzi hanno lavorato e che veramente ha dato modo di aprire più strade, come diceva poi Anna Garvesi, l'insegnante, quindi c'è chi ha lavorato sul suo periodo Club degli Audaci, questi ragazzi poco più che ventenni dediti alla poesia e all'arte, il periodo parigino in cui ci ha lasciato fotografie, è un taccuino veramente straordinario, e i due soggiorni sudamericani, di cui appunto quello peruviano, legato alle importantissime collezioni precolombiane. E quindi tanti spunti, un uomo eclettico, un uomo viaggiatore, un uomo amante anche della memoria che l'hanno lasciato di sé e che cui ragazzi si sono cimentati, sperando, insomma, il lavoro ha dato, direi, secondo me, ottimi, buoni risultati e speriamo che poi possano essere mantenuti e coltivati nel tempo. E quindi adesso proprio la parola a loro. Grazie a tutti. Buongiorno, concludo io, che sono l'insegnante di ragazza del liceo linguistico Alessandro da Imola. Il nostro contributo è stato dedicato a due aspetti delle potenti attività che Cittamartini ha svolto a Imola e non solo. Prima di tutto la sua attività ci ha consentito di visitare fisicamente i luoghi dell'archivio, che pur essendo presenti in ogni città non c'è occasione per poterli frequentare, e dalla frequentazione dei luoghi dell'archivio molese ci è nata l'idea di approfondire la corrispondenza francese che Cittamartini ha tenuto con il fratello proprio quando esplodeva il caso del virus. I ragazzi hanno potuto leggere in francese i testi di Zola, tradurli e lavorare su di essi, e poi basare successivamente la loro performance su quanto avevano letto. E poi, in un'epoca nella quale il progetto libro diciamo che sta perdendo via via sempre più il suo fascino, perché è sostituito da oggetti più moderni, più contemporanei, abbiamo pensato fosse interessante, visto che Mazzini è stato collezionista di numerosi pezzi di Luis e lui stesso se ne è creato uno, di lavorare sugli ex Luis, scegliendo
una serie di morti, e qui lavorando utilizzando anche il latino, che si è rivelato una lingua tutt'altro che morta, e grazie anche al contributo della collega di Storia dell'Arte, ogni ragazzo con un supporto di gomma e di legno ha potuto creare l'immagine di sé da utilizzare magari per scampigliare i propri ex indici. Io cedo la parola ai miei studenti, che sono Pietro Pagliaferri e Chiara Lorenzini, anche se la classe poi ha partecipato, come avete visto dall'immagine, come grazie.
la collezione etnografica ed archeologica sulle civiltà. Buongiorno, mi chiamo Lorenzo e frequento la classe seconda nella scuola secondaria di primo grado di Giussini. Io insieme ad altri miei compagni della secondaria abbiamo aderito al progetto di teatro condotto dall'attrice Lina Saracino dell'associazione teatrale Tilt di Imola. Alcuni miei compagni hanno studiato un taccuino parigino di Giuseppe Citamazzini e hanno messo in scena una serata in un caffè concerto con ballerine di calcare e musica. Noi invece abbiamo rappresentato l'Audaz Club in uno dei momenti più giocosi e umoristici, raccontato da loro nel giornale, in un giornale di Imola nel fine 800. Gli Audaci erano un gruppo di intellettuali di cui facevano parte sia Giuseppe Citamazzini che Luigi Orsini, anche intitolati alla nostra scuola. Gli Audaci erano un gruppo di intellettuali universitari che discutevano di versi e musica tratti da Gabriele D'Annunzio e di donne, in particolare le satire che prendevano spesso in giro e di cui facevano battute. Però allo stesso tempo le satire erano celebrate e amate dagli stessi Audaci. Io mi sono divertito moltissimo, soprattutto quando abbiamo messo in scena lo spettacolo durante la mostra al museo. E all'inizio tremavo dalla paura perché comunque avevo provato molte volte lo spettacolo ma mai davanti a così tanta gente. Però alla fine, quando ho cominciato a cantare il sole mio e a recitare, mi sono sentito come in una prova. Buongiorno, mi chiamo Arianna, frequento la stessa classe di Lorenzo verso la scuola secondaria di primo grado di Giorsini. A scuola abbiamo analizzato le foto scattate da Giuseppe Citamazzini durante il suo viaggio in Europa tra il 1927 e il 1938. Negli ultimi 30 anni della sua vita unisce il lavoro con la passione per il viaggio, infatti tiene conferenze mediche e contemporaneamente si interessa all'uso, costumi e le tradizioni locali e degli abitanti, oltre che alle bellezze delle città visitate. Conservava le foto turistiche dei luoghi visitati in album e questi oggi sono conservati nel Fondo Mazzini. Si sposta principalmente in Belgio, Francia, Spagna, Paesi Bassi e infine nell'ex Jugoslavia. Con la nostra prof di arte abbiamo anche reinterpretato le foto con il nostro disegno e alcuni di questi sono stati scelti e montati nelle caselle del gioco dell'Oca. Le nostre erano quelle con il bordo rosso e l'immagine del treno, cioè il mezzo di trasporto più utilizzato a quel tempo. Ho anche partecipato come casella parlante e durante l'inaugurazione del gioco mostra. E alcuni miei compagni, più grandi, come ad esempio Mattia, parlavano in spagnolo e quando i giocatori capitavano nelle caselle del viaggio in Sud America. Io invece parlavo in italiano e illustravo le tessere dei luoghi visitati in Europa. A mio avviso è stata una bella esperienza perché ho potuto conoscere persone nuove e mi sono sentita anche abbastanza importante perché raccontavo cose che gli altri non sapevano e guardando il viso di coloro che ascoltavano ho capito che quello che dicevo a loro interessava davvero. Grazie. Non so se Lorenzo si voglia esibire oggi. Sono io, dai. Ma questo non è preparato, quindi no, lei può perdonarmi, però vi assicuro che è veramente molto bravo. O sole mio, perché Cita dice che furono i primi a cantarlo a Imola alla fine dell'Ottocento. Se volete ascoltare, visto che il video è proiettato anche audio e musica, che oggi abbiamo parlato noi, non vi abbiamo fatto sentire, è disponibile sul canale YouTube. Non so se lì ci sono un pezzettino anche di Lorenzo che canta sulle mie. Grazie a tutti.